Ragazzi, siamo appena usciti dalla pasticceria Baillardin, specialista in cannolé bordelais. Abbiamo presi, mo ce l'andiamo a mangiare. Eccoci amici, siamo nel centro di Bordeaux, siamo nella Place Gambetta, nel parco. Siamo leggermente fuori dal centrissimo stracolmo di turisti, è anche quello, ormai ci sono solo gli stessi negozi dappertutto in tutte le città e qui anche. Allora siamo usciti un attimo, abbiamo trovato un buon panettiere, ci siamo comprati del pane, del pain complet, adesso ci facciamo qualche paninetto. Abbiamo comprato delle rillettes du Mans, ma che è quella roba e poi il grasso di porco, questo è carne di maiale con grasso di porco. E poi oggi abbiamo scelto questo formaggio qui, il Rocamadour, un formaggio del Quercy, sempre qua nel sud-ovest, un formaggio a latte di capra crudo. Adesso vediamo come se mangiarli separatamente o fare un panino insieme, vediamo come fare. Ecco qua amici le rillettes di maiale che vanno piazzate in maniera abbondante nella nostra boucherie. È buona, ma è buono, questo fa bene. Ciao Bordeaux, chiamo il Rocamadour amici, guardate che bello, che morbidezza e che profumo. Ontuoso, gusto pronunciato. Bordeaux mi piace, mi sta proprio bene qui. Oh, tentiamo l'accoppiata, rillettes abbondanti e un pezzo di rocamadour. Sarà buono, sarà una boiata, vediamo. Come potete immaginare, è una boiata. Ma a noi le boiate piacciono molto. Poi io questa accoppiata, questo panino accoppiato, ma lo mangio con gusto. Amici, come preannunciato, adesso ci mangiamo la specialità di Bordeaux, i cannolé, che abbiamo già mangiato nei giorni scorsi al ristorante, ma questi li abbiamo proprio comprati alla pasticceria Baillardin, in piazza, questa qui, in Gambetta, che è là. Abbiamo presi questi cannolé al rum e vaniglia, che è la ricetta classica, però in due versioni, una più moelleuse, molle. Ragazzi, questo è da morire, da morire. Ah, che profumo, amici. Moelleux, vedete? Morbido. Oh, più buono di quello che abbiamo mangiato al ristorante, eh? Rum buono. È la versione più croustillante, più cotta, più croccante. Anticamente erano così. A me mi piace quella di più, quella morbida. E poi per non farci mancare niente, chiudiamo sempre col botto. Ho visto che lì fanno i macaron grossi. Amici, non ho potuto resistere. Macaron al caramello, vediamo. Vedete il macaron com'è? Un'opera d'arte. Duro ma fragilissimo all'esterno e dentro di nuovo moelleux, morbido. Viva Bordeaux, amici!